Inizieremo adesso una seduta di meditazione, di raccoglimento su se stessi. La prima cosa da fare è trovare una posizione che sia seduta, non supina. Perciò siediti su una sedia senza appoggiarti allo schienale, oppure siediti a terra a gambe incrociate, appoggiando in quel caso le mani sulle ginocchia. Percepisci la posizione e cerca di equilibrarla. Quindi chiudi gli occhi e prendi contatto con il tuo respiro. Inizia col dare un'ispirazione profonda, ampia. Trattieni un istante l'aria e ispira poi spontaneamente dalle narici o, se hai difficoltà, dalla bocca. Ripeti in questo modo altri due bei respiri profondi. E ad ogni ispirazione lascia che la tua mente e il tuo corpo si rilassino. Con l'ispirazione è come se i tuoi pensieri uscissero, scivolassero via. Terminato il terzo respiro, porta l'attenzione all'addome e inizia a respirare utilizzando esclusivamente il diaframma. Come inizia a inspirare, senti che l'addome si gonfia e sporge delicatamente in avanti. Quando espiri, lentamente rientra. Guida questi primi respiri. Se sei insicura di come avviene il respiro, appoggia una mano sull'addome e senti nel movimento. Prendi confidenza con questo respiro. Gradatamente il ritmo diventerà costante. A questo punto apri gli occhi e fissa un punto a terra dinanzi a te, a una distanza di circa mezzo metro. Un punto che non ha nulla di particolare. Sul pavimento, mantieni lo sguardo fermo, senza inclinare la testa. E concentra la tua attenzione ancora una volta sul respiro. E anche su questo punto. Percepisci il muoversi dei tuoi pensieri, delle tue sensazioni. È una percezione che diventa più lieve, poiché sei focalizzato nell'osservare questo punto e nel seguire il tuo respiro, che è stabile, dolce, regolare. Se attorno a te avverti dei rumori, inseriscili in questa tua pratica. Non ti disturberanno. Crea più un assorbimento in te stessa. Senti che la mente si acquieta. Ora puoi decidere se tenere ancora gli occhi aperti
oppure chiuderli. Immagina, visualizza il fatto di essere seduto in riva a un fiume. Immagina lo scorrere delle acque, costante, continuo, come avviene da tanto, tanto tempo. Immagina che i tuoi pensieri e le sensazioni vengano portati via da quest'acqua. Immagina che rappresentino un po' il tuo passato, i tanti momenti in cui sei stato coinvolto, sensazioni, paure, tensione, stanchezza, momenti anche piacevoli, ma che ora ti hanno lasciato. In questo modo sei più libero, più presente a te stesso. E immagina l'acqua continuare a scorrere, mentre dentro di te inizi a percepire un senso di tranquillità, di serenità. È un qualcosa che nasce dal profondo del tuo animo, del tuo essere, e che lentamente si estende consapevolmente, divenendo più intensa, fino ad arrivare a comprendere tutto il tuo essere. Sei in te stesso, ma nello stesso tempo sei collegato anche a ciò che ti circonda, ciò che è vicino e ciò che è lontano, come i tanti momenti della tua vita, tu sei coinvolto da ogni esperienza. Ma impara a fare sì che il coinvolgimento non sia mai totale. Da ogni momento puoi trarre qualche insegnamento, anche da quelli più brutti. Ancora visualizza lo scorrere dell'acqua e lascia che lentamente anche queste riflessioni si sciolgano in essa. Sentiti come un punto di energia consapevole, una piccola luce che lentamente cresce e inizia a irradiare la sua energia tutto attorno. Luce, energia, vibrazione, estendendosi ancora all'esterno. È la tua consapevolezza che si espande e che viene a far parte della consapevolezza universale. Questa consapevolezza ha delle leggi ben precise che regolano tutto ciò nel quale siamo immersi. Anche se non si è in grado di comprenderne, è bene imparare ad abbandonarsi ad essa e sentire che fa parte di noi e noi di essa. Lascia ora
che la tua mente si abbandoni passivamente a quello che è uno stato di riposo, ma anche di apertura. Se vi sono ancora dei pensieri, lasciali andare. Segui semmai il ritmo del tuo respiro e resta in questo stato di silenzio ancora per un po'. A volte bastano pochi minuti per sentire che tutto il tuo essere si rigenera. Con l'esperienza potrai estendere nel tempo e approfondire ulteriormente questo percorso, da cui uscirai sempre più serena, in pace con te stesso. E con tutto ciò che ti attorna.